Avevo detto che non avrei fatto più video in questa camera per l'eco e invece eccomi qua. Allora, ragà, mi è venuto in mente questo video perché sono una pazza collaterale. Praticamente stavo pensando a me stessa, no? E le cose che mi piacciono, così cosa, cioè non c'entra niente tutto ciò, ma ve lo volevo dire. E mi trovo qui con il mio portagioie. Allora, ho una storia anche sul portagioie. Praticamente, siccome io sono rimasta un po' nel 2013 con i video, nel senso, nella mentalità 2013, io sono qui oggi per raccontarvi qualche aneddoto sui miei anelli. Io amo gli anelli, se devo dire veramente le mie debolezze, sono borse e anelli. Non sono una tipa da scarpe, vestiti, trucchi, sono una tipa da borse e anelli. Sono le prime in pole position, sono borse e anelli. Gli anelli in particolar modo, io amo gli anelli, li adoro e i miei fidanzati. I miei fidanzati, ne ho avuti due importanti e uno marcio, cioè il secondo importante ce l'ho tuttora, e tutti mi hanno regalato un anello perché ovviamente è il mio punto debole, quindi vorrei raccontarvi le storie di questi anelli. Non so se vi può far piacere, quando vivevo ancora dalla nonna, ho visto questo portagioie da casa nuova e l'ho comprato e ho detto quando vivrò da sola ce l'avrò. E vedete che le cose alla fine poi arrivano. Bene, allora vi farò magari vedere gli anelli random e quelli che hanno una storia ve la racconto. Tanto come fa ridere, ve lo dico. Allora, iniziamo subito con quelli che ho addosso, sono tre. Allora, questo qui l'ho comprato da 9,25 a Milano e no, scusate, da 9,25 a Bergamo. Dopo che ho avuto brutto periodo col mio boy ed era il buco nero. A parte che poi mi piaceva un sacco, l'avevo visto forse alla Sindina, fatto così simile e l'ho adorato sempre e lo volevo, quindi ce l'ho, lo amo. Poi io anelli al mignolo e orecchie tatuate sono cose che mi attraggono un sacco. Di qua abbiamo questo che ho comprato da 9,25 a Milano invece e ha un significato, nel senso gli anelli di 9,25 se andate sul sito vedete che ognuno ha il proprio significato, questo vuol dire è un piccolo pugnale che manda via ciò che, il male che ti è stato fatto. E il fidanzato, quello marcio, della quale ero l'amante ma io non lo sapevo, ecco, era per quello. Ci ho preso l'anello perché via le cose negative da me. Ed è fatto così. Lo amo. Questo qui me l'ha regalato mio boy per fare la paciona. È periodo brutto per fare la pace. Mi ha regalato questo che... Allora, è carino, mi piace un sacco. L'unica cosa che il cuoricino, quello piccolino, eccolo qua che lo vedete, aveva dei brillantini ma si sono staccati. Però non importa, mi piace e questo rumore mi sa tanto di maestra. Andiamo avanti ora, vi faccio vedere alcuni anelli. Io non so se qui ci saranno tutti perché alcuni magari sono in giro. Allora, abbiamo, vabbè, abbiamo anelli tipo questo che non è niente, cioè era in uno di quei set di H&M. Che sinceramente non so neanche come si mette questo anello, era in fondo al dito, ma non mi piace comunque, è brutto. Poi abbiamo, allora, questo anello qui che mi piace molto, è tipo un solitario così grosso con lo zircone, me l'ha regalato, pensate, una mia cliente del negozio quando avevo negozi alimentari, perché lei li prendeva in televisione, nel senso, avete presente in televisione quando ci sono le televendite? Bene, lei aveva questi anelli bellissimi, io glieli guardavo sempre perché li portava proprio con così, no? Con un bene e lei mi ha detto te lo regalo. Io felicissima, ce l'ho. Poi andiamo avanti. Abbiamo questo perché cercavo un anello al mignolo un po' bello, però è brutto, cioè nel senso non mi piace, non mi trovo. Mi sa tanto di tizio che sta al bar tutto il giorno sulla 95 Milano, non mi piace. È un anellino così in acciaio inossidabile. Poi abbiamo. Allora, quando io ero giovane, ok, tanto tempo fa, si usava portare anelli, cioè tanti anelli in un dito solo. Quindi avevo preso questa fasciona in argento alle bancarelle Sant'Antioco in Sardegna e utilizzavo altri due anelli insieme. Uno che mi aveva regalato mia zia, ho preso in montagna. Beh, comunque tanti così, tanti anelli tutti insieme e mi piacevano un sacco. Poi abbiamo diverse fedine, ve le faccio vedere tutte insieme così non sbagliamo.
così delle fedine in argento che vedete ingiallisce, però se lo fate bollire, lo pulite bene, tornano argento. Sono fedine che praticamente questa qua sottile sottile e questa qua prima sono fermanelli fondamentalmente, cioè quando un anello vi sta grande, voi comprate una fedina così piccolina, gliela piazzate sopra. Questo perché cos'era? Apre il mignolo. Dicevo, caspita, è piccolo, però è gigante anche questo perché mi si sono rimpicciolite le dita, non so perché. Poi abbiamo questo, vabbè, must have Hello Kitty, che non so da dove sia sbucato. Poi abbiamo questo che... Allora, voi dovete sapere che mia madre, poverina, ha una condanna, nel senso, quando lei mi fa un regalo, a me non piace. Lei mi regala qualcosa e puntualmente io lo guardo come se mi avesse dato in mano a me. Merda. Mamma, ti mando un saluto. Vi spiego, lei è un San Valentino, io ero molto giovane, mi aveva regalato questo anello di Two Jewels, che è una marca che mi piace. Sembra Braille, ma è Two Jewels, sono sicura. Cioè, non c'è scritto, ma sono sicurissima. Ed è fatto così. Allora, io ora se lo guardo lo adoro, a parte il fatto che è gigante, cioè è proprio gigantesco. Non so, avevo le dita così, evidentemente, quando ero più piccola. Mi piace tanto come anello, mi piace davvero tanto, è bello. Lì per lì a me ho detto che cos'è sta a me? Non mi piace. Così è stato anche quando mi ha preso l'ISPAC. Io volevo l'ISPAC a tutti i costi. Un giorno vedo il sacchetto dell'ISPAC, ero troppo contenta, tiro fuori, era l'ISPAC quello tipo da montagna, enorme. Cioè, ma cosa mi hai regalato? T'ho chiesto l'ISPAC, vabbè. Lei comunque, dei traumi che ha preso quando mi fa i regali, infatti adesso ha imparato a chiedermi cosa voglio, così non sbaglia mai. Poi abbiamo, allora abbiamo questo che mi ricorda la gioventù, perché veramente chi non aveva almeno il braccialetto, così andava, c'è stato un periodo che andava di moda sti cosi. E c'erano i braccialetti, vi ricordate? Cioè i vecchi si ricorderanno, bene, io ho ancora un anello. Poi, vediamo un po' che anello. Poi ho un anello bellissimo, questo cioè è stupendo, con il burro, con il lucidalabbra di Hello Kitty. Sapete che ho perso una fede che non trovo. È una fedina semplice. Vabbè, questo è stupendo. E mi dispiace veramente tanto che si sia rotto. Vedete, dietro si è rotto. È un peccato davvero. Però bello. E anche questo da pulire, argento da pulire, ma bello, 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 bello. E questo è stato sempre un regalo di mia madre. Per una volta azzeccato, ma penso l'unica volta di 29 anni della mia vita. Poi aspettate che sto controllando se non ce ne sono altri, perché poi arrivano i due clubs. Uno è imbarazzante e uno è una bella storia d'amore. Allora, sto guardando se... Perché sicuramente io, raga, so che sto dimenticando qualcosa. Cioè, me lo sento. Vabbè, niente. Allora, questo qui me l'ha regalato un ragazzo che non conosco. Cioè... No, scusate, questo lo conosco. È un DJ che fa Frenchcore e io avevo messo casualmente una wishlist di Amazon su Instagram e lui me l'ha acquistato, cioè in amicizia, eh. Guardate che bello. È fatto tipo septum, però è un anello. È proprio fine, elegante e bello. Io lo adoro, infatti veramente grazie. Raffaele si chiama. Poi abbiamo, allora, questo qui, raga, è obiezione. Cioè, il mio fidanzato ora non sarà contento se vedrà questo video perché racconto sta storia, però è la mia vita, quindi, cioè, è solo un aneddoto. Amo, ti amo, cioè, non pensiamo al fatto che io stia raccontando sta storia perché è solo un aneddoto. Il mio primo fidanzato. Ciao Cristiano, gli manderò questo video. No, no, magari non glielo manderò, però comunque gli farò sapere che l'ho salutato in un video. Allora, praticamente io ero in un centro commerciale con il mio primo fidanzato, che non ero mai stata innamorata io, quindi non sapevo se volevo fidanzato, cioè non lo so, ero piccola, avevo 18 anni, quasi 19, ero... non lo so, non mi ero mai fidanzata, mai innamorata e cose, no? Bene, io sempre appassionata di anelli, dagli anni zero proprio. Passiamo da sta gioielleria in un centro commerciale che non mi ricordo bene dove si trovava, ma lo ricordo benissimo che aveva le scale mobili a scendere. Passiamo da questa gioielleria e io vedo questo anello. Guardatelo. Cioè, sembra fatto apposta per me questo qua, eh.
È bellissimo, io lo adoro questo anello qua. Non lo metto perché il mio fida mi dice cazzo fai, però è proprio bello perché l'ho scelto io, ovviamente. Beh, niente, dico bellissimo, mi piace, ciccio, arriverà, cioè l'ho lasciato lì, però invece qui, eccomi ci è arrivato. Vi spiego, praticamente lui una sera ha deciso di farmi una sorpresina, diciamo. Mi ha portato fuori a cena in un bellissimo ristorante sulla spiaggia, bello, mi piaceva, stupendo. Mangiato bene, era anche bello isolato, quindi mi piaceva. Avevo anche i tacchi alti quella sera là. Avevo messo i tacchi veramente alti, una pazza, vabbè. E niente, dopodiché lui mi dice: dai, saliamo in macchina, andiamo a fare un giro e siamo andati a Monte Carlo. Io per la prima volta che andavo a Monte Carlo, vabbè. Niente, io mi siedo sul muretto, non so se avete mai visto Monte Carlo, comunque c'è il muretto che poi va sul lungomare, cose così. E lui mi dice: vado a prendere sigarette in macchina. Vedo che ruga, cioè fruga. E quando è tornato, raga, aveva l'anello. Cioè, aveva l'anello che ho scelto io nel centro commerciale. Cioè, queste sono cose che io vorrei leggere nei libri che leggo. Perché è una bella storia, mi piace, sono contenta e questo anello lo terrò per sempre nel mio portagioie. Mi piacerebbe metterlo, ma quindi, amore, se stai guardando questo video, non il mio fidanzato, quello di adesso, se stai guardando questo video, facciamo una cosa, regalami un altro più grosso, così io mi metterò il tuo e questo me lo dimenticherò. Ok, ora passiamo. Cioè, mi viene da ridere perché è imbarazzante. Se, allora, premetto, qui c'è una cosa illegale, io però non c'entro, cioè vorrei discolparmi dal fatto, so che per la morale io avrei dovuto dirlo, però ora vi spiego. Avete presente il ragazzo che vi ho detto, il marcio, che mi ha... cioè, io ero l'amante ma non lo sapevo, cioè io pensavo di essere... cioè, lui mi diceva che quella era un'amica e invece ci viveva insieme, ma chi cazzo lo sapeva? Cioè, non sono fatta così io, vabbè. Bene, lui mi ha accompagnato a Orio Center. A Orio Center c'è una bancarella con degli anelli spettacolari, non so se l'avete vista poco prima di Max sulla sinistra, bene. Praticamente c'era questo anello io lo miravo da tanto, raga, da tanto, cioè io lo volevo tantissimo, questo anello, però non lo compravo mai perché dicevo, ma no, dai. Io sono andata lì con lui e gli ho detto, mi piace tanto quell'anello lì, tanto, e lui, sì, bello, bello. Bene, facciamo tutto il giro dentro il centro commerciale, eccetera, usciamo. E lui mi dice, promettimi che non ti arrabbi. Già lì era una premessa per farmi arrabbiare, ve lo dico subito. E gli ho detto, beh, dimmi, cioè prima tu dimmi, poi io ti prometto che non mi arrabbio. No, mi devi promettere che non ti arrabbi. Vabbè, ti prometto, dimmi. Cazzo, raga, tira fuori l'anello. Ma lui l'ha rubato. Cioè, ormai eravamo già in macchina, come facevo a tornare dietro a dire l'ha rubato? Avevo troppa vergogna e ormai sono andata, è stato così, è stato anni fa, scusate. Cioè, se la tipa della bancarella sta guardando, scusami, ma non è colpa mia perché io non ero incosciente di tutto ciò, non avrei mai permesso questa cosa, ma ormai ce l'ho, ve lo faccio vedere. Cioè, questo è proprio bellissimo, questo è meraviglioso. E orora mi sembra che gli anelli qui siano finiti. Non li sto vedendo, non ne sto vedendo altri. Però mi sembra strano che siano finiti, eh? Mi sembra molto strano. Cioè, non trovo la fedina che mi ha comprato mia zia in montagna. Non so perché non la trovo. Non la trovo. Qui c'è pieno di roba, ma quella fedina non la trovo. Incrociate le dita per me, ragazzi, che quella fedina sia ancora qui dentro. Eccola! È una fedina, ma è enorme, ma che dita avevo, ragazzi, scusatemi. Ma che cavolo di dita avevo? Enormi, avevo le mani gonfissime. Vabbè, niente, questa è una fedina che mi ha comprato mia zia a Piazza Brembana, me lo ricorderò sempre. Io non so perché volevo questa fede, l'ho vista in un negozietto, zio, lei me l'ha comprato. E effettivamente io poi usavo gli anelli così, dove sono? Su questo dito mettevo questo fascione bellissimo. Poi mettevo questa, che però già all'epoca evidentemente era grande. Poi mettevo questa fedina qua. Ecco, li mettevo così. Che poi erano bei puliti, erano tutti argento belli. Si usava però tanti anni fa mettere tanti anelli così. Boh, bellissimi. Cioè, raga, io sono contentissima dei miei anelli, delle cose che mi ricordano. Spero di aver condiviso qualcosina anche con voi. È una bella cosa. Niente.
Comunque, cioè faccio così un invito al mio fidanzato che se mai guarderà questo video, gli vorrei dire che mi piace tanto la Fedina Eternity. Cioè, mi piace veramente tanto la Fedina Eternity. Io comunque gli ho mandato anche un reel su Instagram dove fanno vedere proprio tutti gli anelli che bisognerebbe mettere al fidanzamento, la fedina nella quale testimoni che proprio sei fidanzato, poi l'anello di matrimonio, l'anello per il primo figlio, l'anello. Ci sono diversi step e diversi anelli e gli ho mandato il reel e quello lì, quello che fanno vedere in quel reel lì, proprio quello lì mi piace. Io avrei tutti gli anelli del mondo, cioè, poi soprattutto sapete qual è il mio problema? Che a me piacciono tanto gli anelli, ma non mi piacciono le mani piene di anelli. Quindi io già ora reputo di averne troppi, però questo qui, cioè ci tengo troppo, perché altrimenti io terrei solo quelli ai mignoli in questo periodo della mia vita. Poi sicuramente cambierò come ho cambiato finora, tutti questi anelli che avete visto hanno fatto parte dei periodi della mia vita. Niente. Spero vi siate divertiti insieme a me con l'anello rubato. Ciao a tutti, vi amo, alla prossima.